Palermo è sempre stato al centro della mia attenzione, della mia agenda politica. Abbiamo provato a proporre un metodo, abbiamo provato a mettere davanti le idee, i programmi e i progetti per la città, prima dei nomi e prima chiaramente del totonomine. Il metodo è stato sbagliato, abbiamo visto che le coalizioni stanno facendo scelte non per la città e per risolvere i problemi ma per posizionarsi per i prossimi appuntamenti. Avevo altri progetti, ma chiaramente davanti all'invito di Emma Bonino, di Benedetto Della Vedova e di Carlo Calenda di ripensare al mio impegno sulla città e di mettere la mia conoscenza della macchina amministrativa e della città al servizio dei palermitani, non ho avuto dubbi per scegliere con amore la mia città. C'è un programma abbastanza vasto qui sul tavolo, ci vuoi riassumere i punti cardine di quello che è il vostro progetto politico? Siamo partiti dalle priorità dei palermitani, noi non vogliamo vendere sogni, vogliamo dare risposte a problemi concreti, da quello dei rifiuti alla gestione delle aziende controllate, dei buchi di bilancio del Comune di Palermo, alla gestione dei servizi, a quella che è la questione cimiteriale. Abbiamo un programma, abbiamo le energie per farlo, abbiamo la conoscenza della macchina e quindi siamo in campo. Non esiste che una città importante come Palermo, a 2 mesi e mezzo dalle elezioni, non abbia candidati. Vuol dire che le altre forze politiche se ne fregano, stanno usando Palermo per negoziare sulla regione, perché sulla regione ci sono soldi e su Palermo ci sono le rogne. E questo è un modo inaccettabile di fare politica. Quindi noi da oggi siamo in campo con Fabrizio Ferrandelli, con un grande gruppo di classe dirigente, di persone che hanno lavorato, che sanno gestire e che sono pronte a assumersi la responsabilità di Palermo, lavorando per Palermo. Davide Faraone, io non l'ho sentito, fa quello che vuole lui. Noi quello che diciamo al Partito Democratico, ai liberal democratici di centrodestra, le persone più serie che se la vogliono prendere in carico questa cosa, è venite con noi. Non riuscite a decidere un candidato, state a litigare per chi andrà alla regione, andate al comune, non ve ne frega niente di Palermo, non la volete gestire perché non ci sono i soldi da spendere e da dare, ma ci sono soldi invece da gestire, risparmiare, ripagare un debito, bene, ve ne fregate, ok, però allora decidete di sostenere l'unica candidatura in campo, perché oggi Fabrizio Ferrandelli è l'unica candidatura in campo, perché gli altri stanno discutendo non di Palermo, ma della regione. C'è una chiusura totale rispetto al Movimento 5 Stelle, quindi. Guardi, io penso che Palermo ha avuto numerose sciagure nella sua esistenza. L'unica che ancora non ha avuto è il Movimento 5 Stelle, con un sindaco del Movimento 5 Stelle o il Movimento 5 Stelle al governo completo della città. Poi può esserci solo le rovine di Palermo. Noi lo abbiamo sperimentato a Roma, è stato sperimentato a Livorno, è stato sperimentato a Torino. I 5 Stelle non sanno gestire un bar, non gli possono far gestire la città di Palermo che è in queste condizioni.